Grande risposta di pubblico allo stadio Renzulli di Ariano, dove la Vis ospita l'Angri per una gara decisiva in ottica salvezza. Gli ospiti giungono sul tricolore dal canto loro per evitare di accumulare un distacco superiore ai 10 punti dalla seconda. Fatto questo, chi annullerebbe, come è accaduto anche nella passata stagione, la disputa dei playoff. Stesso obiettivo per l'Ariano, che vuole mettere i 10 punti tra sé e la terz'ultima in modo da decretare la retrocessione diretta delle tre del fondo classifica. Ritorno in campo davanti al pubblico amico per Pippo Viscido, confermato titolare, il giovane Bongo in attacco, Kadiri preferito a De Biase, che lascia spazio a Pino Guardabascio come attaccante esperto. Vento forte al Renzulli e temperatura rigida, e l'Angri al nono minuto a portare il primo attacco con un'azione di Incoronato e Ferraioli con il servizio per Della Femmina, che prova un diagonale che termina sul fondo. Prova a rispondere subito la squadra di casa al tredicesimo, Manco fa tutto bene e si invola sul fondo piazzando un cross che scavalca Longobardi, ma né Guardabascio né Memoli, piazzati sul secondo palo, riescono a deviare in rete. Sfumata questa azione, è ancora l'Ariano al 22esimo ad avere la palla del vantaggio. Ripartenza veloce di Guardabascio, che poi si intestardisce su un dribbling di troppo in area avversaria e viene recuperato. Come impone legge del calcio, il gol mancato della squadra di casa è il preludio alla rete di quella in trasferta. Al 24esimo la ripartenza è dell'Angri. Incoronato è pronto a raccogliere un lancio in profondità e a battere con un diagonale l'incolpevole Richiello. Festa sugli spalti per i circa 50 tifosi dell'Angri giunti a dare manforte alla propria squadra. L'Ariano è frastornato, ma Guardabascio al 34esimo ci prova dal limite con una conclusione che però termina fuori. Ma è Manco a risolvere tutto quando al 40esimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, il brevidinio numero 7 arianese spunta in mischia e pesca lo spiraglio libero per battere Longobardi 1-1, meritato da parte dei padroni di casa, che vanno a riposo con un pareggio importante. Nel primo tempo da segnalare anche l'infortunio a Viscido, che abbandona il campo zoppicando. Nella ripresa l'Ariano sembra volere attendere l'Angri per poi ripartire in contropiede, ma la squadra ospite passa al primo affondo. Al quarto minuto è Ferraioli, ancora una volta in diagonale, a trovare il nuovo vantaggio che spezza i piani di mister Pirone, il quale si vede costretto ad annotare il KO definitivo al 13° minuto, quando parte un contropiede di marca grigio-rossa innescato da Manzo, Della Femmina in gol per il 3-1. Al 24esimo viene rilevato un offside di Incoronato, che aveva messo alle spalle di Richiello la quarta marcatura, ed addirittura l'Angri sfiora il poker in un paio di circostanze. Prima è bravo Richiello a mettere in corner su un pericoloso tiro cross di D'Amato, poi al 33esimo Mario Grasso effettua un recupero da grandissimo difensore, sbrogliando su Incoronato, presentatosi davanti ad Richiello dopo un 1-2 con Salvatore. Nel finale delle due fiammate firmate Manco, la prima al 34esimo con un diagonale che accarezza il palo alla sinistra di Longobardi, la seconda quando al 36esimo ha al centro dell'area la palla buona da piazzare, ma cincischia troppo e alla fine vanifica una grande occasione per riaprire il match. L'Angri a questo punto abbassa i ritmi ed in cronaca finisce solo Salvatore per il doppio giallo rimediato al 44esimo. Non accade più nulla, Ariano che perde una grande occasione di poter tenere in piedi il discorso dell'allungo in zona salvezza, Angri che invece conquista 3 punti di fondamentale importanza per il proprio cammino. Pirone a fine gara non concede interviste, riferito un diplomatico malessere del tecnico che fa segnare il secondo forfè in zona interviste in 2 gare consecutive a Renzulli. Ce ne faremo una ragione.